Originariamente avevano realizzato la decorazione pittorica dello studiolo, quindi una camera del palazzo della famiglia Rese. La famiglia Rese era originaria di Pavia e aveva diversi esponenti che seguirono carriere differenti. Giovanni Francesco, il proprietario di questo palazzo, era soprattutto un mercante di panni in lana nella Francia meridionale. Suo fratello Bartolomeo, invece, aveva seguito la carriera politica, quindi era diventato tesoriere per la casata spagnola. Bartolomeo Arese è quello che realizzerà la grandiosa dimora che c'è a Cesano Maderno. I figli di Giovanni Francesco, che sono cinque, tutti avuti con Cecilia Fagnani, ricordiamo soprattutto l'ultimo, Paolo, che sarà poi il nonno dei due nipoti che doneranno l'oratorio della Madonna della Neve alla popolazione di Bollate. Quindi abbiamo una fase in cui viene realizzata questa camera con la sua decorazione attorno alla fine del Cinquecento, mentre nel 1661 avviene la conversione in cappella e la donazione alla comunità di Bollate. Questo perché la camera rispettava quelli che erano i dettami dell'arcivescovo Carlo Borromeo, che voleva appunto nella camera che ci fosse la venerazione di un santo, della Madonna in questo caso, e l'accesso sulla strada per la comunità, quindi non bisognava passare all'interno degli appartamenti privati della famiglia. La decorazione originaria prevedeva nella parte inferiore delle ghirlande, dei tendaggi con dei trionfetti musicali, in gran parte non più visibili a causa della risalita dell'umidità del torrente Pudica di cui abbiamo già parlato prima. Mentre nella parte superiore troviamo questi grossi quadri ottagonali con le testine di donna agli angoli e all'interno le muse. Le muse che in questo caso sono 8, perché la nona è stata coperta dalla raffigurazione della Madonna della Neve, mentre le altre le vediamo conservate fino a noi. Allora, da questa parte troviamo la musa dell'astronomia, Urania, che ha la sfera millare, indica il cielo con il dito e ha questo manto trapunto di stelle. Qui abbiamo invece Polinia, che è la musa della retorica. Accanto a sé ha una lanterna che indica la chiarezza dell'esposizione e un uccello, secondo alcuni un pappagallo, secondo altri un usignolo, che indica l'arte di usare la voce per convincere l'uditorio. Alle vostre spalle c'è Persicora, che è la musa del canto e della danza, che è raffigurata appunto mentre suona il liuto e mentre tiene il tempo con il piede. Dietro di voi qua c'è Melpomene, che è la musa della tragedia, che tiene in una mano una testa mozzata e nell'altra un pugnale. Poi c'è Euterpe, la musa della poesia lirica e della musica, che suona il violino. Erato, che tiene un mazzo di fiori e una freccia nell'attributo tipico di Cupido. Poi abbiamo Clio, la musa della storia, raffigurata con accanto la tromba, che indicava l'inizio delle battaglie, e infine Callio, che è la musa della poesia epica. C'era, a completare il ciclo, anche Apollo Musagete, che doveva essere raffigurato dove adesso c'è questo armadietto. Il motivo per cui è stato coperto è quello per cui abbiamo perso anche parte degli affreschi in biblioteca. Quindi la copertura con l'intona come per motivi essenzialmente igienici. Allora, l'aggiunta del quadro della Madonna della Neve avviene per opera della stessa ditta che aveva realizzato originariamente gli affreschi. I modelli sono la Madonna Pitti di di Raffaello e la Pala di Montefeltro, oggi a Brera. Madonna della Neve ha questo doppio manto rosso che vuole alludere all'ascensione in cielo e quello bianco che indica l'Immacolata, un dogma che ancora non era stato proclamato
accedeva tramite il culto della Madonna Nives, la Madonna della Neve. Il culto risale al IV secolo, quando Papa Liberio fa un sogno. È la notte del 5 agosto e lui sogna che sul Colle dell'Esquilino a Roma sia caduta della neve. Quando lui si sveglia, trova che il sogno si è avverato e che la neve ha conservato la forma di una basilica. Quindi lui si impegna a costruire su quel colle quella che è oggi Santa Maria Maggiore a Roma. Questo culto viene poi diffuso in queste zone per opera dei francescani di Saronno, che portano appunto il culto della Madonna della Neve. Quando viene trasformato questo studiolo in cappella, vengono fatte anche alcune modifiche, tra cui il rialzo del presbiterio, che doveva separare la zona destinata appunto a chi è ordinato sacerdote da quella destinata invece ai fedeli. La cantoria è invece la zona destinata alla famiglia nobile per assistere alla messa senza mescolarsi con il resto del popolo. Quindi separato dalla grata in un ambiente comunque affrescato originariamente. Vengono poi fatte altre aggiunte successive, tra cui queste due colonne in ghisa che servono a sostenere la trave che si stava imbarcando. L'aggiunta viene fatta all'inizio del Novecento e il modello delle colonne in ghisa è quello della ex stazione Cadorna, quindi inizio del Novecento vengono aggiunte queste colonne. Il soffitto invece fa parte degli elementi originali e come abbiamo già visto in biblioteca è tipico soffitto a passatotto lombardo. Questo portone diceva altri appartamenti, non ho capito fortuna, se ci aveva altri appartamenti. Allora, questo accede praticamente sul corridoio sotto l'ingresso da questa parte, non so se l'avete già visto prima. Comunque diciamo un portale qua all'esterno, non si accede a un'altra camera. Anche c'è l'appartamento sopra che c'è. Motivi funzionali. Lì dietro c'è una rientranza probabilmente. Sì. E il pavimento è originale? Il pavimento non è originale, però fa parte di quelle caratteristiche che si ritrovano in molte dimore lombarde, insomma. Non è originale.